Ciao, io sono Alice. Nella mia rubrica Just My Motivation ti darò tre motivi per leggere un libro. Come? No, non sarà un libro tecnico, sarà un romanzo che si legherà ad un aspetto del nostro essere safety leader. Il libro di oggi è La donna degli alberi di Lorenzo Marone, edito da Feltrinelli. Te lo consiglio se devi staccare da una situazione. Se ti trovi a prendere delle decisioni. Se hai bisogno di aprire una nuova finestra. La donna protagonista del libro è sola, inquieta, in fuga. Non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città nella quale tutto è frenetico e in vendita ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia sul monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola sotto il pergolato. E c'è l'uomo dal giaccone rosso che arriva e che va come il vento. Una notte terribile riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei. La guaritrice, muta dalla nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere bambini. La rossa, che gestisce la locanda del paese. La benefattrice, che nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo alle anime rotte e che, come lei, cercano di vivere pienamente nel loro angolo di mondo. Quante volte ti è capitato di non trovarti più in una situazione e non hai mollato? Quante volte hai chiesto ad altri cosa decidere sul da farsi e poi sei restato immobile? Questo libro può aiutarti a riflettere anche tu su quella montagna solitaria e decidere se tornare nella tua zona di comfort oppure vivere per quello che sei. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti la tua esperienza. Alla prossima e buona lettura e buona festa a tutte le donne.